Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi con questo breve video tutorial voglio mostrarvi un nuovo modo, un nuovo metodo per avviare il lavoro in tondo. È l'alternativa all'avvio con le solite catenelle chiuse a cerchio. È un metodo semplicissimo, molto d'effetto e facile da realizzare. Vediamo subito come fare. Faccio 5 catenelle, una, due, 3, 4, 5, due volte il filo sull'uncinetto, punto l'uncinetto nella prima catenella di avvio lavoro e vado a fare il mio punto alto doppio. Due volte il filo sull'uncinetto e faccio un altro punto alto doppio. Ora faccio una catenella e all'interno dello spazio che ho ottenuto lavorando i due punti alti doppi, vado a lavorare 5 punti alti, 5 punti alti semplici. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, in questo modo. Ora spingo i punti proprio per raggrupparli bene, per ravvicinarli molto. Faccio 3 catenelle, una, 2, 3 e faccio un picot in questo modo. Ora faccio altri 5 punti alti all'interno dello spazio, dello stesso spazio. 1, 2, 3. Cerco di raggruppare i punti se non riesco a farci stare tutte le maglie. 4. Ecco, ora sposto leggermente i punti e vado a lavorare l'ultimo punto alto. Ho fatto i miei 10 punti alti. Ora giro il mio lavoro e vado a lavorare nello spazio che separa il punto alto dalle catenelle. Quindi 10 punti alti anche in questo spazio. Una, un punto alto, quindi spostiamo bene, lo avviciniamo bene. 2, 3, fino a 10. Ho fatto i miei 10 punti alti, punto bassissimo nella catenella di inizio lavoro e chiudo con un punto bassissimo in questo modo. Ora riprendo con altre 5 catenelle, una, due, tre, quattro e cinque. Ricordatevi la chiusura, ecco, di farla proprio in perpendicolare alla colonnina che vi trovate al centro della lavorazione. Quindi ho fatto 1, 2, 3, 4 e 5, due volte il filo sull'uncinetto. E vado a chiudere con un punto alto doppio. Due volte il filo sull'uncinetto e un altro punto alto doppio. Una catenella e riprendo lo stesso schema che ho eseguito prima. Quindi 5 punti alti all'interno dello spazio. In questo modo, quattro e cinque, tre catenelle e faccio il mio picot, ora avvicino, raggruppo un po', stringo punti che ho già fatto
e vado a fare altri 5 punti alti. 1, 2, 3, 4, e faccio l'ultimo punto alto in questo modo. 5. Adesso devo passare a lavorare dalla parte opposta e faccio in questo modo. Prendo il filo, lo faccio passare sotto al lavoro e giro il mio lavoro in questo modo. Filo sull'uncinetto e all'interno dello spazio che separa la colonnina faccio i miei 10 punti alti. 1. Ecco che ho lasciato il filo un po' troppo molle, scusate, lo rifaccio. 2. Vado ad eseguire i miei 10 punti alti. 3. Ecco fatto in questo modo. Ho fatto i miei 10 punti alti e quindi vado a chiudere la lavorazione con un punto bassissimo. Ora faccio ancora le mie 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e ripeto lo schema che ho appena eseguito. Proseguo fino a quando non ho ottenuto la circonferenza che voglio e poi adesso lavoro qualche anello e vi mostro come chiudere la lavorazione. Ho realizzato solo qualche anello perché io sto lavorando su un campione. Tenete presente le misure. Dalla taglia S alla taglia L dovete realizzare 20 anelli. Oltre la taglia L calcolate 2 anelli in più per ogni taglia. Allora, dopo aver realizzato questi anelli, li vado a chiudere con un punto bassissimo, li chiudo a cerchio con un punto bassissimo. In questo modo li chiudo in corrispondenza della colonnina centrale, quindi la colonnina centrale è qui, io infilo il mio uncinetto e faccio la mia chiusura in questo modo. Adesso apro il lavoro e vi mostro il risultato. Il lavoro che ho ottenuto è questo. Questo è il girocollo e dove ci sono i picot noi dobbiamo andare a fare la nostra lavorazione. Possiamo eseguire qualsiasi schema, qualsiasi lavorazione. Io adesso vi do un esempio della lavorazione che potete eseguire. Con dei punti bassissimi, ecco, la lavorazione si esegue sempre all'interno del picot. Punti bassissimi, mi porto in prossimità del picot. In questo modo. Lavoro proprio fino al punto che precede, lavoro ecco all'interno del punto che precede il picot. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Questo è solo un esempio di uno schema che potete seguire. All'interno del picot faccio 2 punti alti. 1, fatemi vedere bene la lavorazione, dov'è questo? Sì, no, ho sbagliato, ecco qua. Uno, due catenelle, altri 2 punti alti sempre all'interno del picot sottostante. Ora, per continuare con la lavorazione, un attimo che allento il mio filo, bisogna fare un punto alto doppio al termine del semicerchio, in questo modo. Dove inizia c'è la colonnina a metà del lavoro che separa la parte superiore dalla parte inferiore. Io entro con l'uncinetto in prossimità della colonnina e faccio un punto alto doppio. Adesso riprendo la mia lavorazione all'interno
nel mio picot. Ecco, questo è un esempio della lavorazione che potete fare. Qui non so se il lavoro è troppo teso, invece di fare il punto alto semplice, fate punti alti doppi. In questo modo. Ecco, ci sono tantissimi schemi che potete eseguire con questo avvio del lavoro. Il risultato vi posso garantire che è veramente, veramente bello. Questo per quanto riguarda l'avvio in tondo, no? L'avvio circolare del lavoro. Potete, nulla però, ecco, vi impedisce di utilizzare questo avvio anche per una lavorazione lineare. Volete fare un cardigan, un top, una copertina? Potete benissimo fare l'avvio del lavoro in questo modo. E sempre con i punti bassissimi vi portate all'interno del picot, adesso lo sistemo bene, all'interno del picot, eseguite il punto che desiderate e per collegare una lavorazione all'altra, nella parte centrale fate, non so, un punto alto doppio, un punto alto triplo, questo dipende dal tipo di filato che state usando e della tensione del filo che voi date. Ecco, è veramente, il risultato è veramente bello, ve lo posso garantire, è originale più che altro, un po' particolare, non è il solito avvio con le catenelle. È semplice da realizzare perché avete visto non c'è nessuna difficoltà e la misura ve l'ho detto per la lavorazione in tondo sono 20 anelli fino alla taglia L. Dalla taglia L in poi calcolate 2 anelli in più per ogni taglia. Il tutorial è terminato, spero di avervi dato un'idea particolare per poter realizzare un bel capo, una bella copertina, un bel progetto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Ciao!